dobbiamo raccontarvi una storia. In questa storia non ci sono dei bambini, ci sono come protagonisti degli animali 12 e questa storia parla della rabbia. Questi animali si arrabbieranno tantissimo. Ma voi è mai capitato di arrabbiarvi? Sì! Mi arrabbio sempre perché mamma mi sgrida. Mia mamma non mi fa usare il Nintendo e a me mi viene voglia di arrabbiarmi. Ma ti arrabbi o ti viene solo voglia? Mi viene voglia e anche mi arrabbio. E cosa fai quando ti arrabbi? Quando mi arrabbio sono con la faccia. Così? A me mi arrabbio quando mia sorella non mi fa usare mai i suoi giochi. Mi viene voglia di prendere un cordino e legarla nel muro. A me invece Marta mi fa sempre male, quindi a me viene voglia di dare calci, pugni. Mio fratello mi tira sempre i pugni. Vabbè, perché è piccolo. No. Quando mio fratello mi tira i pugni a me mi viene voglia di arrabbiarmi. E come fai a arrabbiarti? Qualche volta lo fai? E cosa fai quando ti arrabbi? Non mi ricordo. Mio mamma e mio papà giochiamo sempre. Siamo sempre amici, però qualche volta mamma mi fa arrabbiare. Quando mia mamma non mi fa giocare. Mio fratello mi fa arrabbiare. Mi dà botte, anche se ha 2 anni è fortissimo. E mi morsica. E tu cosa fai quando sei arrabbiato con tuo fratello? Gli do gli schiaffi. Quando mia mamma non mi fa giocare con la Nintendo, mi viene voglia di arrabbiarmi. E lasciami gridare! Se non te ne vai, lasciami sfogare! Se non te ne vai, ti spacco i 2! Evaristo. Il leone. Un leone. C'era una volta una grossa barca. In questa nave sono saliti dei passeggeri molto speciali. C'era l'elefante. Una formica. Il leone. Il pinguino. Il riccio. Questo era uno struzzo. C'era pure uno squalo. Serpente. Un piccolo serpente. Un'aquila. Poi una giraffa con la gonna. La scimmia. Il coccodrillo. Ci sono tutti, si può partire. Una volta sulla nave gli animali iniziano a diventare amici. Erano già passati 2 giorni di navigazione e tutto andava bene. Ma il terzo giorno qualcosa cominciò a non funzionare più. Gino e Rosalia litigarono perché quella simpatica di Rosalia, parlava sempre lei. Anche Attilia era una bella peperina, Faceva sempre dispetti. Poi c'erano gli animali che si arrabbiavano sempre con l'elefante. L'elefante in piscina si sta facendo un bagno. L'unica cosa che si prendeva tutta la piscina. E poi c'era lo struzzo Giacinto. Quando lui si arrabbiava, metteva la testa nella sabbia. La giraffa diventava molto sbadata. Sì, ma quando era talmente arrabbiata che correva. Andava a sbattere dappertutto. Lo squalo si arrabbiava così tanto che la morsicava, che andava a mordere i sederi a tutti gli animali. Il riccio Gino cosa fa? Non vuole più parlare con nessuno e mette la faccia lì giù e tiene il broncio. Il coccodrillo si mette a piangere. Il serpente aveva questo modo di fare. Quando si arrabbiava lui non picchiava, però diceva delle cose veramente, veramente velenose. Oh, una mattina stavano litigando tutti e 12 gli animali. Il capitano allora disse: fermi tutti! Cercate di capire che cosa dovete fare per non litigare. Per non litigare. Ci sono delle regole da rispettare. E provate a capire da soli quali sono queste regole. Ma voi cosa fate quando siete arrabbiati? C'è un animale che vi assomiglia di questi? Come il leone. Tu come il leone? Io. Tu come chi? Come il leone.
tu come il leone. Poi gli io altri. Come il riccio. Tu fai come il riccio? Non ti arrabbi e vai così con la. Ok, poi gli altri. Tu, Ludovica? Anche io come il leone. Anche tu come il leone. Poi. Io. Lorenzo? Io come lo squalo. Come lo squalo? Tu fai male agli altri quando ti arrabbi? Io come il leone. Tu come il leone. Tu fai io come il. Come il riccio. Come il riccio. Io come il leone. Come il leone. Tu, Marco? Come il leone. Come il leone. Auri? C'è un'altra. Come l'elefante che spacchi tutto tu. Tu Gaia l'ha detto, chi è che non l'ha detto? A che animale somigli Beatrice quando ti arrabbi? Chi non ha sognato mai il grande amore? Chi non l'ha trovato mai? Sogna ancora. E chi crede che non vale più la pena di cercare, e che è solo un'illusione tutta questa grande attesa per il grande amore, e che non farebbe illusione tutta questa grande attesa per il grande amore, e che non farebbe pazzia. Sono solamente cosa c'è da vergognarsi di soffrire poi. Io abito a Torino, ho 4 anni. Fammi parlare! Fammi parlare! No. Fammi parlare! No! Fammi parlare! No! Amico. Questo è tutto mio, è tutto mio, è tutto mio. Don't you know, talking about a revolution sounds like. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around for a promotion. Don't you know, talking about a river. Bravi animali, sono importanti le regole che avete trovato, ma ricordatevi che la cosa più importante